sono cose da fare con molta calma per poter arrivare a quello che è il proprio obiettivo. Vedete? Comando pilota partendo da zero. Anche qua, se io scelgo questo, ok, facciamo un esempio, e poi gli dico margini sfumati, anche qua posso scegliere il miraggio, no, non lo farò prima, questo. Quando faccio crunch non ce l'ho ben ben marcato, quindi anche qua posso cercare di avere una mano libera come ce l'abbiamo dall'altra parte, quindi con dei margini sfumati, non, ok? Il prossimo comando è il comando bacchetta magica. Fuzzi, o come tanti chiamano bacchetta magica, altri programmi tipo Photoshop che chiama bacchetta magica. Cosa mi permette questo? Mi permette di poter scegliere un determinato tipo di colore. Più io do la soglia alta, più lui scegliere. Meno forte è, come vedete, meno lui seleziona. Lui sceglie in base al colore. Adesso in questo caso di questa immagine è molto difficile, lo vedete? Ma prendiamo il caso di prendere quella nostra immagine che avevamo prima. Questa qua, lo vedete? Mi diventa molto più facile sceglierla perché io posso sceglierla già a dei colori più evidenziati. Vedete? E premendo per esempio il control, io aggiungo, no, shift, aggiungo le selezioni che sto facendo. Praticamente è premere questo, quindi aggiungo delle selezioni. Lo voglio togliere. Anche qua, come ho detto, la soglia per me è molto importante perché posso dare più qualità al colore, eccetera. Poter scegliere il tipo di colore che io so per scegliere.
mi. Sono solitamente alte che prendono qualsiasi colore. Io ho fatto vederti, infatti, che prima ti dicevo che da con questa immagine è molto più difficile, perché c'è troppa differenza di colori. Quindi dovrei aumentare la soglia fino a trovare quello ottimale per poter scegliere quello che voglio. Cioè, non capivo perché ci metteva tanto tempo per prendere, poi ho capito perché doveva prendersi e selezionare tutto il... L'altro discorso che mi sto facendo, se tu hai un'immagine molto pesante, nel tempo che lui deve proprio andarsi a scegliere tutti i punti, quindi ci mette un attimino ogni vostro click che fa. Perché è come se lui andasse a mano libera a cercarsi ogni singolo pixel. Se io cancello qua, per esempio, vedete che ho tolto una parte, non ho tolto tutto. Diciamo che questo funziona molto bene su immagini dove i colori sono ben ben limpidi. Ripeto, è molto più valido se lo uso tipo su loghi, dove di solito i colori tendono a essere ben limpidi da una parte all'altra. Ciao. No. Devo fare shift per mantenere quello precedente. No, basta solo che selezioni questo qua. Secondo. Questo. Togli via, vai, adesso aggiungi. Qualsiasi cosa aggiungi viene aggiunta. Qua, comunque. Ok. Questo va bene per quella più rossa. Adesso vediamo un attimo se ci sono una serie di funzioni possibilità. Oltre alla bacchetta magica esiste lo strumento di selezione per colore, che se vado su un colore lui mi seleziona tutto quel che riguarda il colore, che riguarda quel colore là in tutta l'immagine. Vedete? Qualsiasi punto io vado, scelgo il colore che mi interessa. Però anche qua gioca molto sulla quella che è la soglia. Se io premo il rosso, lui va in cerca di quello che è di quel rosso specifico. Più alto lo do, vedete, a seconda di quello che do di soglia. Ma che devo selezionare così da quello cosa che fa? Poi, allora, seleziona significa che io ho selezionato quello e posso fare qualsiasi cosa, posso cambiare tutto il tipo di colore, posso fare delle cose particolari, posso scriverci sopra. Ricordate, prima ho fatto un rettangolo sull'immagine e ho buttato una penna dentro senza aver paura di sporcare quello che c'era fuori. Se io, per esempio, vado a selezionare, facciamo a mano libera questa parte qua, la matita, ho cercato il coso picco, cambia il colore, scusate, non lo aggiungi, metto nero. A questo punto qualsiasi cosa io faccio avviene solo ed esclusivamente all'interno, lo vedete? Nella mia selezione. No, è una selezione, diciamo, che tanto la risponde, è una selezione diffusa così strana. Significa che io a questo punto posso andare a giocare sui colori e voglio avere il bilanciamento solamente di quei colori, di quello che mi ho selezionato, lo vedi? Vedi che cosa ho selezionato? Va a toccare i singoli pixel solamente di quello, non di tutto l'immagine, di tutto quello che c'è esterno. Vantaggio della selezione è quello, io voglio lavorare solo sicuramente su quello. Sì, però una selezione rettangolare è comprensibile o quando segue un profilo eccetera eccetera.
una selezione per colore che ti cambi dalla parte. Ti cambi tutti. Sì, diciamo così. Adesso qua, in questo livello di questa immagine, non è certo la sua ottimale quello di selezione con la bacchetta magica o per colore. Mi diventa più valido se io ho l'immagine qua. Se io seleziono per tutti i gialli, ho selezionato tutti i gialli. Se io seleziono automaticamente questo. Se io mi sto gestendo un logo e mi accorgo di aver sbagliato le tonalità del logo, prendo il colore.